Allora, Yugi e tutti i duellanti, oggi siamo qui al Nazionale, come potete vedere, con Nicolò Panuzio, che ci porta al suo deck profile di Redraptor, con cui è arrivato quanto? Oggi ho fatto 8-3. Ok, onesto, quindi? Quindi sono riuscito ad arrivare in top 128, sono molto contento di questo risultato, soprattutto perché sono il mio secondo Nazionale. Ragazzi, ve lo porto solo perché, cioè, Redraptor, perché chi è un pazzo che fa top 128 con un mazzo che costa troppo per quello che fa? Per la decklist, per i mostri, abbiamo 3 Lanius Tributo, questa è la one card combo del mazzo, permette di iniziare la combo da sola e in più mettere semplicemente da sola 3 torri immuni. Insieme a lei abbiamo 3 Ali Raid, l'altra normal del mazzo, lei rende i mostri Xyz in target, perciò ti fa giocare a tornare in permanenza e Veiler senza problemi, assieme a Simorgh, che semplicemente quando evochi una bestia alata si evoca normal aggiuntiva, in più visto che è 1800 d'attacco ti fa abitare pure sopra SP. Per l'altro extender abbiamo 3 di Strangolanius che si evoca semplicemente se controlli un'oscurità, e in più ha un effetto carino, cioè che quando hai un Xyz con un Xyz sotto puoi rievocare da cimitero un Raid. 3 dell'extender più forte del mazzo, a volte io fioritura, che evoca 2 dalla mano e se non controlli mostri 2 dal cimitero, è molto molto forte. Abbiamo 2 Fazilanius che oltre ad essere un extender aggiunge un altro di se stesso dal deck se va al cimitero. L'unico problema è che ti locca il Redraptor, perciò giochiamo molte poche carte non di archetipo. Abbiamo 2 Lanius Imitatore che quando sta nel cimitero puoi bandirlo per aggiungere qualunque carta Redraptor, e lui di solito ti porta la magia che poi ti porta la trappola. Abbiamo anche 1 per di Lanius Noir. Questa carta ti porta a quest'altra carta, a qui la nemica, targettando un mostro di livello 4 qualunque, ti aggiunge lei, e lei ti riaggiunge la rank up che utilizzerai nel turno dell'avversario. In consistenza giochiamo anche 2 Swallow Scouri, che tributando una bestialata ti aggiunge una bestialata con lo stesso livello, e un'altra one card combo che è Sepoltura Sciocca, che fa praticamente la stessa cosa che fa la news tributo. Per le rank up ne giochiamo 3. Giochiamo Forza Salto, che è la rank up più importante perché ti porta Falco Arsenale, che e quando riesci a metterlo sul terreno hai praticamente già vinto la partita. Assieme a Forza del Raptor, una carta che non molti giocano, ma io gioco perché ti aiuta a giocare attorno ad Ogre. Settando la prima puoi rievocare un Xyz che è stato distrutto questo turno e fargli rank up sopra. L'ultima rank up è Ascesa, che ti permette di fare la torre rango 13 sia nel tuo turno che nel turno dell'avversario, perciò mettendo 3 torri sul terreno. E una delle carte più importanti del mazzo è Redraptor Trespolo, che oltre ad essere una carta molto forte per il follow up mettendo 3 in fondo da banditi e cimitero pescando, ma in più ti aggiunge magia o trappola. Quale aggiungeremo è Redraptor Glorioso Brillante, che quando controlli un Redraptor Xyz è un Omni Negate e in più anche follow up dal cimitero. Per le entrap invece e non engine giochiamo 3 Ash Blossom, 3 Veiler, assieme a una carta che non molti deck possono permettersi di giocare, ma questo deck può, 3 Goccioline Proibite, che contro molti dei mazzi del meta è abbastanza forte, assieme a 3 Impermanenza Infinita. Il deck è a 40 carte e secondo me è il modo migliore per giocarlo in questo momento per la consistenza. Attualmente cambieresti qualcosa del main? Nel main l'unico problema che vedo è Veiler, però non saprei cosa cambiare perché una entra molto versatile. Ok. Per l'extra deck invece giochiamo molte poche carte che non sono Xyz, infatti giochiamo soltanto 4 linee. Quali sono? 2 Saggio Strix, che è il link d'archetipo che ti porta dal mazzo, assieme ai link generici che servono purtroppo, SP e Azalea. A me piace molto Azalea in questo mazzo perché ti permette di attivare Voltoio Fioritura in un turno successivo. Per gli Xyz ne abbiamo molti, iniziamo con 2 Cavaliere Raid. Quando arrivi a lui sai che puoi fare tutta la combo, infatti soltanto usando lui puoi arrivare sia a Falco Arsenale che alle 3 immuni. Per gli altri ranghi 4 giochiamo 2 Forza Strix, alcuni lo giocano a 3 ma io preferisco a 2. Che cosa fa? Una volta per turno, soft once per turn, cioè per ogni copia che fai lo puoi fare un'altra volta, aggiunge una bestialata a livello 4, assieme alla carta che giochi per Kashtira, Incubo Branco Malvagio, che se lo metti pure con Raider Swing sotto è praticamente imbattibile da Kashtira. Per i ranghi 5 invece ne abbiamo solo uno, Redraptor Coraggioso Strix. Lui ti dà l'accesso alle rank up più difficili da trovare, tipo Salto,
e soprattutto ti riesce a far arrivare a qualche arsenale, una delle carte più forti secondo me del mazzo, perché ti, oltre ad evocare dal deck, evoca anche un Xyz dall'extra deck. La carta che ti fa giocare attorno a Droll invece, se te lo becchi, è Raid Raptor Falco Satellite Cannone, che triggera il Link di settare una rank up durante il turno dell'avversario. Abbiamo anche un Falco Finale, lui è molto forte sia al tempo perché infligge 1000, ma anche perché se arrivi al turno 3 puoi staccare un materiale per non far fare più niente all'avversario per quel turno. E la carta migliore che è uscita dalla nuova espansione, Phantom Nightmare, è Rising Rebellion Falcon. Ne giochiamo due perché ne fai uno nel tuo turno e uno nel turno dell'avversario. Invece qua l'extra deck, non, sinceramente secondo me è perfetto così. L'unico problema è che non hai tante carte buone di archetipo oltre a quelle che già giochiamo. Quindi hai bisogno comunque di giocare qualche carta non di archetipo che ogni tanto non la puoi. Per il side invece giochiamo un po' di carte diverse. Ad esempio giochiamo Puffino Ridente, che è una bestia alata livello 4 oscurità, che vuol dire che ha dabbia dal mazzo e ti permette di giocare attorno a Skill Drain. Questa è una scelta molto strana perché semplicemente tributando lui se stesso rimbalza Skill Drain ed è praticamente l'unica ragione. Non sono andato contro molti Snake Eye quindi non l'ho usato molto, però è stato comunque forte. Poi giochiamo 3 Corvi DD, perché purtroppo il matchup di Branded è molto difficile per colpa della Puppet Lock, quindi fermarla con Corvo DD è molto buono. Per i deck che giocano tante Backrow invece giochiamo 2 Lightning Storm e uno Spolverino dell'Arpia. Questo è molto standard. Assieme a 2 Talent per il matchup di Snake Eye, anche contro molti matchup che usano tante Entrap, perché ti permette o di pescare o di ribare o guardarle a mano anche se vuoi togliere Entrap in più. Una carta molto strana invece è Fonte Magica, una carta che purtroppo non ho mai beccato quando l'ho sideata, però è molto forte perché pesca pari al numero di carte scoperte controllate dall'avversario magie e trappole e scartare pari al numero delle tue magie e trappole scoperte. Quindi contro un matchup come Snake Eye, Voiceless o anche Kashtira puoi pescare un bel po' di carte, trovare altre carte di side e poi scartare carte che poi si attivano nel cimitero. Invece per il matchup di Tenpai, che è un matchup abbastanza difficile, giochiamo 2 barriera dimensionale e una carta molto forte d'archetipo, cioè Raid Raptor Prontezza, che ti permette di non subire danno da battaglia contro tempo. Ok, bene, la side la cambieresti invece considerando quello che hai beccato? L'unica cosa che cambierei magari sarebbe togliere Fonte Magica, perché sì, è molto forte contro Snake Eye, ma stranamente non ho beccato tanti Snake Eye oggi, ho beccato più Labyrinth. Ok, molto probabilmente perché il nazionale è un mix di tanta roba. Infatti stranamente ho beccato tanti matchup diversi, non me l'aspettavo, considerando che sono un meta un poco variegato. Più o meno cosa hai beccato? Ho beccato 3 Labyrinth, un Voiceless, uno Snake Eye, un Tenpai e Branded e Chimera Branded. Ok, diciamo il meta come se fosse al local, becchi qualsiasi cosa tranne il meta. E va bene, guarda Nico, ti ringrazio tantissimo per il video. Grazie a te. Buona fortuna adesso per i prossimi eventi e noi ragazzi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video. Ciao a tutti.